Uè, tra il servizio di fanpage che ha denunciato le infiltrazioni estremiste in Fratelli d'Italia a Milano e il record di preferenze raccolte da Rachele Mussolini a Roma, ultimamente si è tornati a parlare di fascismo e deriva autoritaria in Italia. Vi lascio qualche articolo in descrizione. E quindi quale periodo migliore per parlarne se non questo? Premessa, non sono né comunista né fascista, so soltanto quello che non sono, come direbbe Balto. Ciò che ho fatto è piuttosto semplice, sono andato ad infiltrarmi nei gruppi dei patrioti online. Insomma, così per dare un po' a scoprire che cosa si dicono, di cosa parlano. D'altronde, la serie si chiama così. Or dunque, popolo italico, preparatevi ad un'eroica impresa in cui mi infiltrerò in terra in cui l'amore e l'orgoglio per il tricolore non si piega dinanzi a nulla. Sigla. Allora, piccolissima premessa anche stavolta. La mia idea iniziale era quella di infiltrarmi in diversi gruppi Facebook e Telegram a tema patriottismo e nazionalismo. Però dopo un po' mi sono accorto che in realtà non era proprio fatta benissimo come cosa, perché ci sono una marea di diverse sfumature di patrioti e alla fine avrei rischiato di fare un mischione in cui non si capiva più nulla. Avrei rischiato di fare di tutta l'erba un fascio. Avete capito? Alta comicità. Quindi ho deciso di concentrare i miei sforzi sui gruppi a tema patrioti per Fratelli d'Italia, viste le pesanti accuse che stanno girando in questo periodo. Ma anche qui ho trovato un botto di robe diverse, quindi anche qui rischiavo di finire tra un mese. Mi sono quindi iscritto al gruppo pubblico ufficiale dei patrioti, quello gestito proprio dal profilo di Giorgia. Giorgia, l'avete presente, no? Giorgia! Sono una donna! Quindi in realtà stavolta non è che mi sia proprio infiltrato. Sì, insomma, chiunque può andare tranquillamente, iscriversi e commentare. È anche un posto moderato e i commenti sono controllati, quindi sarà sicuramente un luogo ameno in cui si discute con toni pacati e non si faranno sicuramente riferimenti a correnti politiche, diciamo, illegali. Giusto? Cominciamo subito con la top 5 degli insulti creativi. Va a fanculo. Semplice, diretto, efficace. Mi piace. Voto 10. Sono tutti una banda di sinistroidi pidioti, sinistra di merda, zecche parassiti, vigliacchi. Una bella combo alla Tekken 3. Approvo, livello pugno di pollo. Sii serio, sii patriota e non idiota. Rima baciata, endecasillabo. Notevole. Miserabili comunisti negazionisti razzisti anti-italiani traditori della patria. Bello in extra beat stile Jamie Tights in King Supreme. Approvo. Fortuna che ci sei tu, grande bolscevico mangiatore di bambini comunisti. Bravo, se non c'eri bisognava inventarti. Un grande classico rivisto in chiave moderna. Livello cracco. Comunque dai, scherzi a parte, ora che siete belli caldi andiamo un po' a vedere quali sono gli argomenti più frequenti. Direi di cominciare dal casino che è successo a Milano, insomma. Bustarelle apparentemente illegali, infiltrazioni fasciste. Dunque, Giorgia Meloni ha fatto un video in cui risponde al servizio di fanpage fondamentalmente dicendo che è falso e montato ad arte. Ora, indipendentemente dalle proprie simpatie di destra piuttosto che di sinistra, io sono d'accordissimo sul fatto che sia una casualità incredibile che sia stato fatto uscire pochi giorni prima delle elezioni. Dai, è ovvio che sia stata pilotata la cosa, però è anche ovvio che nel video si vedono chiaramente delle infiltrazioni di un'ideologia che tanto male ha fatto in passato all'Italia e che ci siano delle relazioni quantomeno probabilmente illecite. Dunque, a questo punto, cosa avranno commentato gli appartenenti al gruppo? Ma scusa, ma come si può arrivare a negare così tanto l'evidenza? Come si può ribaltare la situazione dicendo che quelli corrotti sono gli altri? Ma un po' di onestà intellettuale, per Dio! E non sto dicendo che gli altri siano dei santi, chiaramente queste cose ci saranno sia da una parte che dall'altra. Però smettiamo una buona volta di fare i tifosi e di dire cornuto all'arbitro solo perché ha espulso il nostro difensore dopo che ha tranciato la mandibola con un colpo di kung fu all'avversario? Comunque, a parte questo, posso dirvi chiaramente che tutto quello che si vede nel video è falso. Non ci sono assolutamente infiltrazioni fasciste all'interno del gruppo. Non si usano assolutamente immagini che rimandano al fascismo. La gente non va mai oltre le righe.
e assolutamente non fanno mai riferimenti nostalgici al passato. Tutto inventato. Oh, comunque, non sto dicendo che tutti gli elettori di Fratelli d'Italia siano delle bestie fasciste. Anzi, seriamente, ci sono un sacco di spunti interessanti e di discussione di livello. Cioè, ad esempio, questo qua è uno dei commenti più intelligenti che abbia mai letto. Non dimenticare è giusto. Troppo ricordare è sbagliato. Tanto in questo mondo, purtroppo, le stragi non hanno mai insegnato nulla. Si danno colpe a uno o all'altro, ma le colpe sono di tutti noi. E parlando di letture intelligenti, quale momento migliore per introdurvi Cascina Speranza, il mio primo libro? Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere un governo populista? Per avere la risposta a questa domanda non vi resta che preordinarlo su Bookabook, vi lascio il link in descrizione. Se volete aiutarmi a coronare il mio sogno di vedere un giorno il mio libro in bella mostra sulle mensole di una libreria, preordinatelo oppure dite a chi potrebbe essere interessato che c'è questo bellissimo libro da ordinare. Tutte le informazioni le trovate al link che posto in descrizione. Ciao! Comunque, tornando a noi, infiltrazione a parte, lo sappiamo benissimo qual è il tema ricorrente di questi gruppi. Lo sapete voi, come lo so io. È ovvio. I micetti. Teneri, dolci, pucciosissimi, tenerissimi, micetto! Sono offeso. Ebbene sì, la maggior parte dei post riguarda gli immigrati. Quegli sporchi, schifosi, puzzolenti immigrati. Maledetti. Come può un governo che impedisce alla gente di andare al bar, che chiude le attività economiche, che non consente ai ragazzi di andare a scuola o in discoteca, consentire a migliaia di scappati di casa di bivaccare ammassati tra la droga per giorni? Mentre la Lamorgese è impegnata nel multare chi vuole solo lavorare, permette a migliaia di persone di bivaccare tra droga, stupri, devastazione e continua a mantenere le frontiere aperte all'immigrazione clandestina. E la Madonna, leggere i titoli dei post sembra di essere in un mondo post-apocalittico stile Kenshiro. Però i meme sono simpatici, dai. Fra non molto costituiranno riserve per i nativi. Il problema è la sostituzione etnica che con i suoi tempi si realizzerà. Dato che per la sinistra e il governo non ci sono limiti numerici all'immigrazione. Dicevano alcuni musulmani, quello che non riuscimmo ad avere con la forza, uguale la conquista dell'Occidente, lo otterremo grazie alla vostra democrazia. Quanto avevano ragione. Non avevamo alcun dubbio che li avrebbero portati in Italia. È chiaro che l'Europa ci vuole ridurre ad una colonia africana per dominarci e comprarci pezzo dopo pezzo, togliendoci autonomia e libertà. E la sinistra è complice di questo scempio. Dite alla Morgese di accogliere meno migranti in modo che il risparmio vada ad abbassare le tasse sulle bollette del gas e dell'energia. Ma in che modo? Cosa c'entra? Li vuoi mettere a spingere le bobine per fare l'energia? Spiega! Grande Giorgio! Volevo dire bravissima Georgia con quelle bandiere dell'Irlanda. Vai così. Dai, scherzo, queste erano un po' gratuite. Oh, che bello! Questo invece ci sta. Il referendum contro l'immigrazione. Aboliamo l'immigrazione. Comunque, una cosa che adoro sono i crossover. Immigrati gay. Fantastico. Lo so, il post è un po' vecchio, dicembre 2020, ma era troppo bella per non metterla. Ma poi, sono arrivati sti barconi arcobaleno nel frattempo? Comunque sì, dai, avrete capito, a parte gli immigrati, i temi trattati sono abbastanza vari. Si parla di quelle lì, ad esempio, quelli lì, insomma, quelli che un giorno non troppo lontano dovranno dare conto a Dio del loro operato. I gay. Quelli che se smettessero di evidenziare la loro sessualità e la vivessero tranquillamente, senza farne uno squallido show, le persone non si interesserebbero a loro in alcun modo, viverebbero come tutti gli altri, di nascosto. Poi vabbè, ogni tanto spunta il Gesù Cristino, anche qui, con qualche crossover. Vanno tanto i post sulle foibe, sui patrioti eroi italiani, quelli che, mamma mia, se sapessero per che razza di paese hanno sacrificato la loro vita, onore sempre comunque!
che poi, serve dirlo? Un capitolo tragicissimo della nostra storia che va assolutamente ricordato e dei fantastici esempi per i giovani italiani. Però insomma, c'è sempre quel profumino lì di nostalgia nell'aria, no? Insomma, ci siamo capiti. Ultimamente si parla di Green Pass, anche se qui la Giorgiona si becca un bel po' di bacchettate, eh? Perché alla fine non è vero che sono tutti Novax, anzi, devo dire che almeno in questo gruppo c'è una grande serietà, una grande maturità a riguardo. Un evergreen che non tramonta mai sono quelli lì. Il cancro del mondo, lì, come si chiamano? I figli e discendenti dei vigliacchi assassini malviventi partigiani. Come si chiamano? Quelli lì, quelli storicamente vigliacchi. Sì, i comunisti di merda. Oltre a ciò, comunque, ci sono varie tematiche politiche, argomenti economici, sociali, no, seriamente, dai. A parte gli scherzi, è abbastanza vario, un po' sensazionalista, ma vario. In conclusione, un gruppo variopinto, accomunato da una grande idolatria verso il leader. Tante riflessioni serie, tanti diversi argomenti, oddio, oggi chiaramente vi ho fatto vedere il peggio del peggio, non è, cioè, sarebbe anche sbagliato dire che sono tutti dei brutti fascistoni cattivi, così come è anche sbagliato invece dall'altra parte ignorare il problema e dire che non esiste, insomma, la via di mezzo, la moderazione è sempre la cosa giusta. Ho quasi finito, come al solito se non siete iscritti vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere il video, un commentino e chiuderei con una citazione di Primo Levi che mi ha riportato proprio un membro del gruppo votante di Fratelli d'Italia, ma che si è voluto distaccare dalla frangia più estremista. Non iniziò con le camere a gas, non iniziò con i forni crematori, non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio, non iniziò con i 6 milioni di ebrei che persero la vita e non iniziò nemmeno con gli altri 10 milioni di persone morte tra polacchi, ucraini, bielorussi, russi, jugoslavi, rom, disabili, dissidenti politici, prigionieri di guerra, testimoni di Geova e omosessuali. Iniziò con i politici che dividevano le persone tra noi e loro. Iniziò con i discorsi di odio e di intolleranza nelle piazze e attraverso i mezzi di comunicazione. Iniziò con promesse e propaganda volte solo all'aumento del consenso. Iniziò con le leggi che distinguevano le persone in base alla razza e al colore della pelle.